Allora, amici di Radio Sanremo, campionati europei di judo per ciechi ipovedenti, siamo a Palazzo Tursi a Genova in compagnia di Asia Giordano. Buongiorno intanto, Asia. Buongiorno. Allora, intanto quanto comporta a livello di fatica prepararsi per questi eventi? Ovviamente bisogna fare, diciamo, tanto allenamento e, diciamo, preparazione per questi europei. Poi c'è anche, diciamo, preparazione un po' emotiva perché ti viene un po' ansia, queste cose qua, quindi anche quello è un lato abbastanza. E anche il fatto di essere comunque l'unica genovese, Sì, insomma, è una responsabilità. quello sì, l'unica genovese. A Genova sì, è una responsabilità. Beh, Senti, quindi Tokyo 2020, come affronteresti una situazione del genere? non lo so. È una situazione, cioè, ovviamente sarebbe tanto, diciamo, una competizione molto ad alto livello, molto grande, quindi non lo so. Stai ancora pensando a come potrebbe essere, no? Arrivare fin lassù. Sì, non... già facciamo questa gara e è già tanto questo, Ascolta, a livello di appunto preparazione, dicevi porta via ovviamente tantissimo tempo. Come si riescono a conciliare anche con le altre cose, no? Che fanno parte della vita, quindi il lavoro, lo studio. Come gestisci tutto questo? Il tempo più che ma altro. diciamo che io col judo mi alleno parzialmente, cioè prevalentemente alla sera. Quindi occupa spazio, però diciamo che mi lascia, diciamo, un po' di più la giornata libera, quindi allenandomi di più di sera. È un impegno che io svolgo volentieri, è il mio sfogo, quindi non lo posso chiamare impegno. Cioè, è un È un piacere. piacere. Ok, grazie Asia. Grazie. Per Radio Sanremo, Claudio Gambaro.